Panerai Luminor 1950. Caratteristiche e curiosità. Se siete alla ricerca di un orologio da polso che unisca eleganza, prestazioni e design, il Luminor 1950 è la scelta perfetta per voi. Nel 1949, Panerai brevettò una nuova sostanza luminescente a base di trizio, chiamata Luminor, che sostituì il precedente radiomir a base di radio, che era tossico e instabile. Il Luminor era più sicuro, più luminoso e più duraturo. Il Luminor 1950 è infatti il risultato dell'evoluzione del modello radiomir, che fu il primo orologio creato da Panerai per le forze speciali italiane negli anni 30. Per applicare il Luminor al quadrante, Panerai adottò una soluzione innovativa, consistente in un quadrante a sandwich, formato da due dischi sovrapposti, di cui quello inferiore ricoperto di Luminor e quello superiore forato con gli indici. Nel 1950, Panerai introdusse una nuova cassa per il suo orologio Luminor, che presentava una forma più arrotondata e un sistema di protezione della corona a leva. Questo sistema, brevettato da Panerai nel 1956, consisteva in un ponte metallico che copriva la corona e la bloccava, impedendo l'ingresso di acqua e polvere e aumentando la resistenza all'acqua fino a 100 metri. Nel 1993, Panerai lanciò il suo primo orologio civile, basato sul Luminor 1950, che fu subito un successo tra gli appassionati e i collezionisti di orologi. Da allora, Panerai ha continuato a produrre il Luminor 1950 in diverse varianti. Alcune delle complicazioni disponibili sono la funzione cronografica, che permette di misurare il tempo trascorso tra due eventi. La funzione cronografica può essere anche rattrapante, cioè in grado di misurare due tempi contemporanei, o flyback, cioè in grado di azzerare e ripartire con una sola pressione del pulsante. La funzione GMT, che permette di visualizzare un secondo fuso orario. Il datario, che mostra la data del giorno corrente visualizzabile con una finestrella a ore 3 o a ore 4. L'indicatore equazione del tempo, che mostra la differenza tra il tempo solare e il tempo medio. L'indicatore del mese, che mostra il mese corrente. La riserva di carica, che mostra il livello di energia rimanente nel movimento. La riserva di carica può essere visualizzata sul fondello dell'orologio, attraverso una finestrella che mostra il meccanismo, oppure sul quadrante, con un subquadrante a ore 6 o tra le ore 4 e le ore 5, che mostra una scala graduata con i valori della durata. Sul quadrante è anche possibile visualizzare il contatore dei piccoli secondi, che mostra il movimento continuo dell'orologio. In base al modello, al suo interno può essere presente anche la funzione giorno-notte, che mostra se è giorno o notte nel fuso orario di riferimento. Il cinturino del Luminor 1950 è realizzato in materiali pregiati, come il cuoio per garantire comfort e resistenza,